Lunen, il consegnato per Frank Gaines, si vuole lavorare per Jesse Johnson, il quale riceve arresto e tiro, non va a bersaglio, primo ferro, ma rimbalzo offensivo, arma la mano di Frank. Io vi ricordo intanto che sul sito della Lega Basket potete trovare ovviamente in live anche la situazione di classifica. Trajer non è certo timido questa sera, sbaglia però la soluzione da oltre l'arco di 6,75. Corre Johnson allora per giocare il nuovo possesso offensivo dei padroni di casa. Lunen lascia sul posto. Mezza difesa di Sassari, si affida a Procida, scarico nuovamente fuori, extra pass di Johnson, Gaines liberissimo, non può esibersi dal... Il primo tiro libero a disposizione, il numero 2 della Dinamo. Va corto, cortissimo anche col secondo, 0 su 2, insolito per un giocatore che comunque aveva trovato continuità anche a cronometro fermo. Gaines di contiedi per terra e con tanto, tantissimo spazio. E probabilmente giocata da top 10, soprattutto se pensiamo che l'assist così spaziale lo aveva fatto un lungo che di professione dovrebbe fare tutt'altro su un parquet, ma che dimostra ancora un portato in lunetta il numero 0, discrepanza di circa 10 secondi tra il cronometro dell'azione e quello dei 24, ne servono molto meno a Spissu per alzarsi e sbagliare la bomba. E allora ultimo possesso completamente, totalmente a disposizione probabilmente di Frank Gaines, che vuole giocarsi lui l'uno contro uno su Trajer. Gambe devastanti e razzi sotto i piedi di Frank Gaines, che si alza invece del banco di Sardegna. La rimessa di Pecchia per Procida, fuori per Gaines, il quale si alza e spara, spettacolare per Miro Bilan, onnipresente anche il centro croato. E allora in un amen è di nuovo meno 2, 89-87, partita a punteggio altissimo, backdoor per Ben. Bilan intanto riceve, serve nell'angolo, Stefano Gentile col bounce pass ritrova il proprio numero 2. Questa è una lacrima sostanzialmente, non è un movimento cestistico, è una lacrima elegantissima. Pallone che carambola e gira due volte sul ferro prima di non venire accolto però dalla rettina. E allora 3-14, ancora da giocare. Cantù è forte di un vantaggio di 5 lunghezze, blocco granitico di Thomas, il quale riceve adesso da Johnson la partenza bruciante, altro effetto. E allora vittoria per la difesa padrona di casa, che adesso si trova a dover amministrare un altro possesso, sempre con la coppia Johnson-Gaines. Gaines che lascia praticamente la sfera sul posto a Lunen, Johnson vorrebbe andare dentro da Martin Lunen, lo fa, ribaltamento a una mano, una fucilata che viene intercettata da Milan Gaines, praticamente pratico, 100-96. E allora adesso con una difesa che serve come il pane alla formazione ospite di coach Casalone, Sassari può dare un senso agli ultimi 60 secondi che iniziano proprio ora. Gaines però parte come un fulmine, lascia sul posto tutta la difesa. Per aver ricevuto un colpo Agent Zero, come veniva chiamato ai tempi di Brindisi. Luca Brindisi è stato allenato proprio da coach Piero Bucchi nel 2004. Tinelli in precedenza, Baldasso torna proprio da Radori, fade away di Radori, sbagliato e rimbalzo, toccano Radic, tocca anche Pecchia, alla fine il numero 77 controlla e serve Smith che va subito dall'altra parte per Gaines, gran giocata di Gaines che fa Adrian Banks per il più 5 fortitudo, tutta la classe, tutta la voglia di vincere del nativo di Memphis, Tennessee. Il palleggio adesso per Gaines, che può e deve soprattutto rispondere per Cantù. Palleggio, arresto e tiro in allontanamento. Messa proprio per l'acqua San Bernardo, palla per Andrea Pecchia contro Pietro Aradori. Gaines si muove e alla fine riceve contro Baldasso, lo fa subito secco e va per i due punti. Questa che stiamo vedendo è di fatto una specie di finale con Cantù, ancora più spalla al muro rispetto alla fortitudo. Gaines qui, triplo impossibile! Fanno 6 nella sua partita e soprattutto più 4 per la F, palleggio di Jamie Smith, 12 assist di squadra a set, come vedete anche in grafica per la fortitudo. Baieche scambia con Gaines, che poi forse torna da Gaines, alla fine no! Ne sbaglia davvero pochi, ne ha sbagliati 2 in questa partita. Palleggio di Johnson, deve reagire immediatamente Cantù prima che sia troppo tardi, riceve Gaines e ovviamente si va sul secondo ferro, poi grande lotta a rimbalzo, Lunen con esperienza si ritrova il pallone tra le gambe. Ora Gaines potrebbe attaccare contro Koponen, però Lunen preferisce ribaltare per Johnson, che a sua volta prova a cercare il centro area, palla riaperta ancora per Gaines, trova vantaggio sul perimetro Cantù, allora inventa ancora Frank. Si riprende con la rimessa da fondo, Gaines si alza dai 4 metri della scorsa partita. Adesso Cantù ha l'ultima azione del primo tempo per provare ad incrementare ancora
il vantaggio minimo adesso di 2 punti. Ora Gaines è isolato chiaramente contro Brandon Taylor, lo attacca in palleggio, la virata la lascia lì, poi galleggia in aria e si appoggia a +7. Un attimo fa l'acqua a San Bernardo, adesso si trova solo a -1, 40-39. E un gran modo questo di Brandon Taylor per porre fine al parziale positivo della formazione di casa. Ora Smith gioca sullo slip di Baye, pecchia per Gaines, ancora dall'arco, con la sua verticalità lì in mezzo all'area. 6 punti quasi consecutivi per Frank Hellegar, tutti comunque raccolti nel secondo tempo. 3 su 4 per lui. Gaines innescato dall'arco, segna. Assi, è stato il cambio in panchina, poi l'andiriviene di alcuni giocatori, stessa cosa accaduta per Cantù. Smith intanto viene portato alto dalla difesa, apre tutto per Gaines, dall'altra parte tripla. Canada che becca la sua prima stagione in Italia, la 6ª però in Europa, si va sotto da Gaines che il pareggio se non il vantaggio. Sacchetti prova ad andare in post basso ma gliela tocca a Lunen e allora transizione Gaines fino al capolinea. De nuovo, che poi in realtà la stagione di Cantù non ha regalato, meno fino a questo momento. La grande gioia sarebbe quella di chiaramente raggiungere la salvezza. Pecchia per Gaines. Johnson, tantissimi gli errori fino a qui in questa partita. Dicevamo, è una partita dove giocare sostanzialmente anche sugli errori degli avversari, quindi bisogna essere pronti per approfittarne. Radic dentro, si muove Johnson, su di lui torna Bortolani, allora deve inventare Gaines. Kalinowski, la penetrazione chiusa bene da Thomas, sbaglia poi il passaggio Kalinowski, Gaines va dall'altra parte, appoggia. È diventato colonna anche della società di Brescia, perché è uno dei responsabili, è quello che mette, diciamo, la faccia, il testimonial della Academy giovanile bresciana. Ha ripreso il gioco Cantù, che parte ora da almeno 5. Lunen fuori da Gaines, che prende e spara da 3 punti. Gaines! Importante il lavoro di Andrea Pecchia a rimbalzo in questa serata, soprattutto a rimbalzo difensivo. Johnson. Gaines va dentro, fino in fondo. Sherry, uno contro uno con Pecchia, va dentro. Pecchia lo stoppa! Contropiede, Lunen per Gaines, va a chiudere. Segna anche il secondo Brian Sacchetti. Supera la metà campo Pecchia, che va da Smith. Gaines, vediamo cosa inventa, vuole giocarsi l'uno contro uno, va dentro con la mano sinistra. E quindi rimessa Cantù, sempre più 6, non sfrutta l'occasione Frank Gaines. 55% è liberi. La Aquila Trento di un punto soltanto, 74-73, qui l'errore poi di Jeremy Morgan, dall'altra parte subito Pecchia, Gaines approfitta dello scivolone di Morgan e bentornato Lin. Davvero ultime azioni un po' caotiche e soprattutto, come si direbbe nel calcio, squadre allungate. Gaines qui resta in area un quarto d'ora e tu con Jamie Smith che chiama lo schema corna, blocco di Bayeke, palleggio ancora prolungato del numero 2 che va poi da Gaines, ultimi 10 secondi dell'azione per Cantù. Gaines con lo step back laterale, il canestrissimo straseria. Qui Smith perso però da Sanders, sbaglia, rimbalzo Gaines che va in doppia cifra, che finora non ha sbagliato neanche un tiro libero, può portarsi, eccolo qui il primo tiro libero sbagliato della squadra di Molin. Ultimo possesso con 5 secondi da giocare sul cronometro del secondo quarto. Gran giocata di Gaines che va fino in fondo, mamma mia. Williams Brown torna poi dal suo numero 22, movimento bellissimo con la virata, sbaglia però il tiro, siamo già dall'altra parte con Gaines, Eurostep, altro canestro, è abbastanza incontenibile. Rientra in campo Pecchia, segna il tiro libero aggiuntivo. Williams ha 13 punti già in questa partita, ma quasi tutti segnati in questo avvio di terzo quarto, dove sono già passati oltre 4 minuti. Qui il pallone di Lunen per Pecchia, litiga un po' con il pallone qui Cantù. Gaines, altro step back laterale e altra tripla. Una scossa, rivitalizzato una squadra che aveva bisogno di un giocatore come lui. Adesso Jarvis Williams sbaglia il tiro dalla media.
Gaines dall'altra parte, prova a puntare Omens, lo batte con facilità. Cosa che, come dicevo prima, in caso di esoneri o dimissioni comunque non sarebbe consentito. Mentre Lunen ributta fuori per Gaines, allora esce bene dal time Cremona, cercando di impedire che la fuga di Cantù si faccia troppo corposa per poter essere poi colmata. Rischia di scivolare Gaines, che poi si fa consegnare il pallone da Baye e trova anche la passata partita, quella vinta contro Pesaro, è diventato anche record per triple segnate, 125, superate le 121 di Elston Turner. Mentre Gaines prova a suonare la carica con i suoi, Jalen Berford, ora un po' di pressione di Omes ai danni di Lunen. Poi Gaines, altra tripla presa, altra tripla segnata per Cantona, può rientrare a due possessi di divario. Poeta penetra, scarica, ma c'è la lettura da genio come al solito di Lunen, che intercetta il pallone, lancia Frank Gaines. E allora dopo quasi rimbalzo di Pecchia, Cremona è a meno 8 con 4 minuti da giocare. Gaines, tripla da lontanissimo, importante di Frank, che sblocca il suo personale tabellino ed è anche la prima tripla della partita, considerando entrambe le squadre. Prova a replicare, ottima difesa di Gaines che tiene il palleggio di un giocatore più forte fisicamente come Harry, e poi guizzo di Pecchia che recupera il pallone. Gaines palleggio, arresto, tripla, questa recupera, vediamo se attacca Eurostep, poi sbaglia, bravissimo a contenere Pecchia, poi Alviti rimane dall'altra parte, superiorità numerica per Cantù che non ne approfitta. Vediamo il tiro da tre punti di Gaines. Logan in transizione, smessa, arriva in ritardo ed è la seconda bomba di quello che, lo ripeto, ieri sera, se ne facciamo una questione di media realizzativa, è diventato il miglior realizzatore del campionato con 20,1 punti, siamo a 20 di media. Invece chiede a Logan, ma vede una linea di penetrazione chiara, scarica per Russell, forse avrebbe fatto meglio a tirare e credo lo avrebbe potuto fare senza grossi problemi. Gaines con un'altra alla pausa. Lunen se la sente, servire a Smith in backdoor, risale Gaines che è contro Sokolowski, lo manda a destra contro l'aiuto di Vildera, fischio, canestro. Tucci in quella Treviso, c'erano Hackett, Alessandro Gentile, De Nicolao e anche Mochi Yunas. Non fu un'edizione fortunatissima, soprattutto non lo fu per Vitucci che venne esonerato la stagione in corso. Gaines, la tripla del meno 3, poi si contatto al limite del regolamento, esce col pallone a Kelle ma sbaglia il layup. Pecchia a tutta velocità col pallone del sorpasso, Gaines non ci pensa neanche un attimo, tre, buon lavoro di Baye. Pecchia l'assist per Lunen, Smith da tre potrebbe chiuderla ma sbaglia, Gaines anticipa Sokolowski, poi perde il pallone per strada della Reyer, prima tripla. Piano piano due squadre le suggeriscano qualcosa di diverso. Ancora Lunen da lontano, tap out non troppo avveduto del centro sloveno. Tonut contro transizione, De Nicolao vede l'area libera, poi però è intimidito da Baye, forse anche un contatto, non arriva al fischio, rimorchio di Gaines, palla schiacciata a terra, linea di fondo di Lunen che porta lontano dall'area vuota prima di affidarsi a Gaines. Tripla da all'andata, intanto i liberi non gli sono stati dati, direi correttamente. All'andata un punto in sei minuti, non è passata di acqua sotto i ponti. Gaines batte Campogrande, stonda il palleggio, gioca due con Watt che sceglie il tiro e lo sbaglia. Ripeto, non è la miglior serata di Watt dal punto di vista balistico. 5 su 12 adesso. Gaines con la bomba di Gaines, Cerella prova a limitarlo, prova a dare una mano anche Widmar, di nuovo Procida contro Wes Clark, chiude il palleggio, backdoor di Gaines, chiuso da Day, ma il pallone resta a Cantù,
ultimi secondi del quarto con Gaines che torna a segnare. Smith si fa consegnare il pallone. Per lui adesso c'è Tonut, mentre Gaines è inseguito da De Nicolao, spazzato via, appoggio al tabellone. Generale in questa stagione sta tirando piuttosto male da lontano sull'iniziativa di Routier, non c'è fischio e neanche canestro, transizione per i padroni di casa, Lunen da Gaines che con la bomba. De Vico perfeziona il recupero, poi cerca quasi il contatto con Procida, sbaglia la conclusione, non arriva al canestro e c'è vantaggio numerico per Cantù nell'altra metà campo. Thomas sceglie Johnson che prende il rimorchio di Gaines, arriva la seconda. 3 secondi e 9 per Cantù, poco meno di 10 per chiudere. Gaines trova, fantastico con la conclusione, lui fa per il meno 4, primo canestro della ripresa. Eccolo, qui Momenson in transizione, gira intorno ai lunghi, l'assist per Filipovic, stavolta sbaglia da tre, c'era già tutta la panchina pesarese pronta a festeggiare. Ci prova anche Gaines che si mette a Gaines sull'uscita, ha già esaurito il bonus la Carpegna Prosciutto, con ancora 4 minuti abbondanti da giocare. Smith, la linea di fondo di Picchia, lo scarico per la tripla di Gaines che a chilometro. 6 punti per Kane. Lunen si alza dalla lunga distanza, sbaglia, il rimbalzo è di Williams. Procida sceglie Gaines, la partenza contro Robinson, trova il canestro e anche il fischio. È stata l'ultima partita a livello di Final Eight giocata da Pesaro, la prossima. Ecco Thomas, buona la finta su Berinelli che salta e poi Pecchia riceve, lato debole, tripla comoda, rimbalzo, ottimo Thomas e questa è in corsa. Impressionante, però qui impressionante perché c'è la cosa più incredibile che tutte le squadre sanno che loro andranno a fare questo, ma non riesci a fermarli, non riesci. Pecchia aspetta l'uscita di Gaines, cambi e Markovic prende lo zero che palleggia di mano destra, va a sinistra, si mette in ritmo, tripla per aria e per centrale ha cominciato a trovare i suoi giocatori più simili e quindi se una squadra la lasci carburare poi è difficile fermarla. Io credo che la Virtus abbia giocato un signor primo tempo e dall'altra parte lo stesso Cantù. Adesso bisogna vedere chi ne ha di più per poter imprimere la propria velocità, la propria intensità. Gaines, sì, il problema di metterti a zona è che dall'altra parte ci sono due che leggono con facilità le giocate e quindi le traiettorie, i passaggi spesso vanno a trovare i giocatori che sono più liberi. Gaines, arriva la palla in mano, parlo della Virtus, cioè la prima cosa che mettono a quadro è il ferro arancione, però a questo bisogna dare merito, pochi passaggi però tanti punti nelle mani. Qui Thomas alla grande, slalomeggia. Un'altra delle grandi armi della Virtus, sono 5 stasera, Belinelli mostra il pallone, glielo portano via Pecchia e Thomas. Questa è una palla persa abbastanza gratuita per la Segafredo, che però rientra bene, non concede nulla alla transizione di Cantù. Johnson riprende velocità col pick and roll, si ferma di nuovo, palla fuori, sul perimetro e alla fine Gaines da 3! Eccola la rimessa. Ecco l'uscita di Gaines che stavolta Cornell che adesso se la può giocare, come è stato il cambio, e Gaines però gli pizza la palla con una giocata difensiva pazzesca, Procida nell'angolo, Gaines stavolta non se la sente, non aveva neanche buon equilibrio, allora torna fuori il blocco di Lunen, cambio Bilan contro Gaines che stavolta la tripla la prende andando in avanti, aria trova Johnson con una magia, alla fine Gaines da fermo da 3, secondo ferro, rimbalzo offensivo di Kennedy, palla dentro, Gaines finta e alla fine 34-22, Johnson, la pressione di Katic vicino al recupero, quindi di nuovo Gaines, di nuovo il cambio, Bila su di lui, Gaines lo attacca, cambia mano, va in fondo, di forza, e c'è il nuovo più 18. Questo è un altro dei problemi, naturalmente non c'è margine di errore, le palle perse vanno evitate come la peste.
altrimenti Sassari diventa davvero ingestibile. Parziale di 7-0. Sassari sembrava in pieno controllo, ora Gaines col quarto recupero della sua partita e proprio il croato. Ora vediamo senza Bilan in questi minuti cosa accade. È come se li gioca Cantù con Treier e Benjus. Sono proprio due centroni Gaines.